Marchio è la notizia. In studio Marco Ferri. In questa edizione del telegiornale. Impennata di contagi nelle Marche, 32 persone trovate positive al Covid. Nuovo focolaio a Fratterosa, un fanese di 60 anni, ricoverato in terapia intensiva a Pesaro, è stato contagiato dalla figlia di ritorno dalla Croazia. Il Covid a Urbino obbliga un cambio di programma alla festa del Duca, annullati i fuochi d'artificio, mentre il sindaco di Fano lancia un appello ai cittadini. A Ferragosto mascherina obbligatoria in spiaggia e nei locali pubblici di Pesaro, vietati i balli e gli assembramenti. Tamponi per gli operatori sanitari del centro Alzheimer Margherita, poi toccherà agli anziani, l'apertura prevista per fine mese. La meta preferita dei fanesi per il giorno di Ferragosto, a quanto pare, sarà Fano. Più della metà degli intervistati, infatti, rimarrà in città. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Telegiornale che questa sera apriamo con l'impennata dei contagi registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Sono 32 le persone positive al Covid-19. Ma c'è di più, c'è da registrare anche un nuovo focolaio, questa volta dopo Montecopiolo a Fratterosa, un piccolo borgo nel Pesarese. Qui 8 persone sono positive. E poi c'è un paziente, un uomo di 60 anni, un fanese che è entrato in terapia intensiva. Non è intubato ed è curato in questo momento con il plasma iperimmune. Tutti i dettagli nel servizio di Simona Zonghetti. Era dagli inizi di maggio che il numero dei positivi in un giorno non superava quota 30. Torna alta l'attenzione sui bollettini del GORIS, il gruppo regionale per le emergenze sanitarie, che ogni giorno comunica i dati sul coronavirus. In terapia intensiva a Marche Nord è stato ricoverato un nuovo paziente. Si tratta di un sessantenne contagiato dalla figlia rientrata in Italia da un viaggio in Croazia. L'uomo, che non ha patologie pregresse, non è stato intubato, ma ha iniziato il trattamento con il plasma iperimmune. Oggi è stato sottoposto a secondo ciclo della terapia e fra 2 giorni si proseguirà con il terzo. Le terapie intensive marchigiane si erano completamente svuotate il 9 giugno scorso e per 2 mesi non vi erano stati ricoveri correlati all'emergenza coronavirus. Nelle Marche in 24 ore sono aumentati sia i degenti da 8 a 11 sia i positivi in isolamento domiciliare che salgono da 161 a 179. In aumento anche gli isolati in casa per contatti con contagiati, più 27 rispetto a ieri per un totale di 1.462. Di questi 44 sono operatori sanitari. A Fratterosa invece si registra un nuovo focolaio dovuto alla permanenza di un francese risultato positivo al Covid-19. L'uomo ha contagiato i familiari che vivono nel piccolo comune di circa 900 abitanti. I casi sono 5, ci ha riferito nel pomeriggio il sindaco Alessandro Valtroni, tutti riconducibili a contatti con il francese che tra l'altro non si trova più nel nostro territorio. Quindi è una cosa, diciamo, circoscritta a livello familiare e insieme all'ASO e ai medici di medicina generale stiamo completando il tracciamento. Ho parlato poco fa con il dottor Carlotti e l'ASO sta completando appunto questo il lavoro per poi procedere, speriamo già da domani, a fare i tamponi in modo da avere ancora una situazione più dettagliata. Quindi ecco, questi sono i numeri. E ci tengo a dire, l'ho già fatto, ora entriamo in gioco noi, perché l'ASO farà la sua parte, ora i cittadini dovranno fare, anche noi cittadini dobbiamo fare la nostra parte. Non ho al momento intenzione di emettere ordinanze particolari più restrittive di quello che già prevede la normativa a livello nazionale. Ho informato tutte le attività commerciali, tutti i bar, ristoranti, tutti coloro che comunque lavorano con il pubblico, che dovranno attenersi ai vari protocolli previsti per le relative attività. I controlli da parte delle forze dell'ordine verranno intensificati, prosegue il primo cittadino, che ha lanciato questo appello con l'obiettivo di evitare l'adozione di misure più restrittive. La situazione è sotto controllo, come ripeto, da parte degli organi competenti. Io sono informato di quello che accade.
invito tutti al rispetto delle regole. Nelle Marche oggi si registrano 32 nuovi casi di contagio, 19 in provincia di Pesaro Urbino, 6 in quella di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Ancona, 1 a Macerata e 2 che riguardano persone provenienti da fuori regione. Dall'ASUR ci fanno sapere che diversi cittadini della provincia pesarese sottoposti al tampone al Codma di Rosciano mercoledì scorso sono risultati positivi. Si tratta di casi riferiti al percorso guariti e di soggetti rientrati dall'estero, tra i quali 130 di rientro dalla Croazia e sbarcati ieri a Pesaro. L'ASUR sta proseguendo senza sosta le indagini epidemiologiche e sta chiamando tutti coloro che possono aver avuto contatti con persone contagiate. Domani mattina, sempre al Codma, sarà attivo un altro drive point per circa 200 persone e non è escluso che l'attività venga ripetuta anche nei prossimi giorni. E per evitare assembramenti a Urbino è stato annullato lo spettacolo pirotecnico previsto questa sera per la festa del Duca, mentre i locali dovranno chiudere a mezzanotte e mezza. A Fano invece il sindaco Massimo Seri lancia un appello ai cittadini. I fuochi d'artificio non chiuderanno la 39esima edizione della Festa del Duca. Il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, ha firmato un'ordinanza con la quale annulla lo spettacolo pirotecnico che era in programma per questa sera e obbliga gli esercizi e le attività commerciali a chiudere entro la mezzanotte e mezza. L'obiettivo, si legge in una nota, è quello di evitare il rischio di assembramenti. Il comune ricorda che nel centro storico e nell'area della festa è obbligatorio l'utilizzo della mascherina dove non è possibile rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone, pena una sanzione da 400 a 3.000 euro. A Fano, invece, il sindaco Massimo Seri lancia un appello ai cittadini. Beh, Ferragosto è la giornata più importante dell'estate, quindi voglio augurare a tutti un buon Ferragosto, che si possa vivere nel migliore modo possibile, facendo le cose, andando al mare o magari passarlo con gli amici, con i familiari, insomma, nel modo che uno preferisce. È vero, è un Ferragosto diverso rispetto a quello degli altri anni, non ci siamo mai immaginati di trovarci in una situazione come questa, però una raccomandazione la faccio, più che una raccomandazione un richiamo forte. Dobbiamo essere responsabili perché la differenza vera la facciamo con i nostri comportamenti. Ho emesso un'ordinanza da qui a fine agosto che richiede tre comportamenti elementari ma fondamentali. L'uso delle mascherine quando ci sono assembramenti, pulirsi le mani e tenere le distanze di sicurezza. Questa è la cosa più importante, specialmente nelle zone della Movida, nel centro storico. In questo momento la situazione è sotto controllo, però casi positivi ci sono, non possiamo far finta che non esistano. E un'altra raccomandazione forte, che non è solo forte, è un richiamo anche questo, e chi non lo rispetta poi se ne assumerà anche le responsabilità, perché è un comportamento che lede gli altri. E sono quelli di ritorno dalle vacanze, da alcune zone in particolare, dove è previsto di fare il tampone, quindi mi raccomando, quando si rientra si faccia il tampone, perché in questa fase è uno degli elementi che portano i casi nel nostro territorio. Quindi mi raccomando, perché qui oltre ad esserci una responsabilità etica e rispettosa degli altri, ci sono anche altre responsabilità. Quindi ancora un buon Ferragosto a tutti, rispettiamo le ordinanze emesse e teniamo comportamenti responsabili. E per la giornata di Ferragosto a Pesaro scatta l'obbligo di mascherina in spiaggia e nei locali pubblici, vietati balli e assembramenti. Nel servizio vi mostriamo come l'hanno presa i cittadini la decisione di questa ordinanza. Sarà un Ferragosto sobrio per i pesaresi, verranno vietati balli, pubblici spettacoli, animazione fatta eccezione per intrattenimenti musicali con pubblico seduto e distanziato. Questi i punti principali della disposizione voluta dall'amministrazione per la giornata. Nello specifico l'ordinanza prevede l'obbligo di avere con sé la mascherina e di indossarla nelle aree di pertinenza dei pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari e nelle aree urbane con elevata presenza di persone, dalle 8 del 15 all'1 del giorno dopo. Io sono molto contenta perché i turisti che vengono dicono che i pesaresi sono un po' indisciplinati per queste cose. Nessuno porta le mascherine,
se vai al mercato nessuno mette il guanto per prendere le cose, ed è brutto questo qui, perché siamo arrivati di nuovo, dovremmo ricominciare di nuovo a fare questo coso di chiusura di tutte, e dispiace perché Pesaro è una città che merita, diceva loro, che tutti i turisti che vengono dicono che veramente è una città bella, però come attenzioni, come per queste cose qui, insomma, non ci stanno dentro molto. Anche in vista delle ultime informazioni, no, che ci vengono comunque, quindi è chiaro che il virus, insomma, anche se si è attenuato molto, non è scomparso, quindi ci sono degli assembramenti. Io, cioè, poi non serve vedere la Croazia, la Spagna o Malta, se lei va a Riccione, nei momenti della movida riccionese, sono stato due volte, ci sono degli assembramenti veramente che fanno paura, non solo di giovani poi. Sembra un'esagerazione, sì. Perché in spiaggia qui siamo all'aperto, vedi come siamo messi noi, non è che siamo a contatti con nessuno. Lo capisco se è in un ambiente chiuso oppure dove ci sono tante persone, ma qui in spiaggia perlomeno. Noi che abbiamo una certa età stiamo un po' abbiamo un certo riguardo, invece i giovani, ecco, i giovani lo dovrebbero mettere in spiaggia, che stanno tutti assembrati. Inoltre i titolari degli stabilimenti balneari e pubblici servizi si dovranno attenere a tutte le indicazioni del decreto nazionale e seguire le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative. Siamo pronti, sicuramente non sarà facile far rispettare a tutti questa nuova ordinanza, però cercheremo di fare il meglio che possiamo. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza comunale potranno essere applicate sanzioni amministrative che vanno dai 400 ai 3.000 euro. I turisti che vedo ce l'hanno tutti, noi pesaresi no, non lo so perché. Questo è un mio pensiero. No, però è giusta l'ordinanza. Però l'ordinanza la trovo molto giusta. C'è anche il divieto di balli, insomma, di assembramento. Quello sicuramente sì, sono d'accordo. Lei ha la mascherina qui in spiaggia? Gliele no, chiedo. In questo momento non ce l'ho, però quando mi alzo la metto. E adesso parliamo del centro Alzheimer Margherita di Fano, perché gli operatori sono stati sottoposti a tampone. Presto toccherà anche agli anziani e dunque entro la fine del mese il centro potrà riaprire. La buona notizia e che ieri è stato approvato anche il progetto e che quindi presto le porte di questo centro chiuso durante il lockdown potranno riaprirsi. Continuano ad arrivare buone notizie per il centro Alzheimer Margherita di Fano. La struttura, chiusa 5 mesi fa a causa della pandemia, dovrebbe riaprire entro fine agosto. Ieri l'unità operativa sociale sanitaria, ovvero l'organismo che riunisce l'ambito sociale e il distretto sanitario, ha approvato il progetto presentato dalla cooperativa Labirinto, con allegati tutti i progetti dei singoli anziani. Dopo l'incontro in regione con i soggetti interessati, è stato chiarito che non è obbligatorio il rapporto 1-1 tra utente e operatore. Infatti non è previsto un numero fisso, che invece deve essere stabilito in base alle patologie e alle esigenze di ciascun ospite e secondo le caratteristiche dell'edificio. Intanto la scorsa settimana sono stati eseguiti tamponi sugli operatori, mentre nei prossimi giorni partiranno i test sugli anziani che, nel caso di negatività al Covid-19, potranno tornare a frequentare il centro. L'elenco è già nelle mani con i contatti dei familiari del distretto che dalla prossima settimana cominceranno a chiamare, quindi quando saranno fatti tutti i tamponi il centro di fatto potrà ripartire. Come riparte? Riparte con una media di 20 ospiti contemporaneamente, che possono essere appunto 20 al mattino, 20 il pomeriggio, e quindi assorbendo tutta la capienza, perché prima la capienza era, diciamolo in maniera chiara, era di massimo 40 persone contemporaneamente. Quindi, prosegue l'assessore welfare Dimitri Tinti, in base alla delibera il 50% delle persone che prima potevano essere ospitate potranno tornare nella struttura. Convenzionati, precisa, sono 18 frequentanti a tempo pieno oppure 36 a tempo parziale. Con la collaborazione di tutte le autorità competenti, il Comune, ripeto per l'ennesima volta, che non aveva una competenza specifica per questo centro, ha comunque ci ha messo la faccia, ci ha messo anche i fondi, siamo stati sempre in
prima linea, sia io che il sindaco ci siamo dati da fare, e quindi è un importante risultato che finalmente davvero si possa ripartire con tutta sicurezza, seguendo le norme e soddisfando, ecco, soprattutto questo, le richieste dei familiari. Comunque tutti coloro che hanno fatto richiesta, perché di quelli che c'erano prima non tutti sono disponibili a ripartire, ma quelli che hanno fatto richiesta potranno ripartire in tutta sicurezza. E adesso la cronaca: le si avvicina con una scusa e le sfila la collana. Vittima del furto, un'anziana di Fano che giovedì intorno alle 16 è stata derubata con il solito modus operandi. In via Pisacane, racconta la figlia Luciana, titolare di un negozio di abiti da sposa: mia mamma è stata avvicinata da un ragazzo sui 25 anni e da una ragazza poco più giovane. Ciao, mi riconosci? Sono il fisioterapista, come stai? Le ha chiesto il malintenzionato. Mia mamma è rimasta interdetta e frastornata, prosegue Luciana, ma ha lasciato che il giovane le mettesse le mani al collo per sentire come stessero i suoi muscoli. Invece le ha sfilato la collana e se n'è andato a bordo di una Fiat 500 di colore bianco. Il tutto nel giro di pochi minuti. Dopo il furto la figlia ha deciso di rendere nota la vicenda e di mettere in guardia tutti quanti. Fate attenzione, si legge in un post pubblicato su Facebook, queste persone sono esperte nella selezione delle vittime e girano con la mascherina senza il rischio di essere riconosciuti. E adesso torniamo a parlare di Ferragosto, perché abbiamo chiesto ai fanesi e ai turisti dove trascorreranno questi due giorni, questo fine settimana. Ma quasi tutti, a quanto pare, rimarranno in città. Dove trascorrerà il Ferragosto? Rigorosamente a Fano. Lei è di qua? Sì, sono di Fano, abito a 100 metri da qua, quindi ho la fortuna di avere il mare sotto i piedi, non mi fa sentire la mancanza della vacanza, insomma. Probabilmente farò qualche spostamento nell'ambito italiano. Al mare? Al mare. Al mare. Quindi Ferragosto in spiaggia? In spiaggia, esatto. In compagnia di chi? Amici, parenti? Noi, amici noi. A Ferragosto noi andiamo in campagna, perché abbiamo una casa in campagna con piscina eccetera, quindi ci trasferiremo da quelle parti là. In tranquillità? No, più che tranquilli. Da soli o in compagnia di qualcuno, se posso chiedere? Sì, no, in compagnia di amici e dei familiari. Bisognerà pensare anche lì allora al rispetto delle norme, il distanziamento? Tutto, c'è il distanziamento, abbiamo previsto per le mani, per le mascherine, per le docce. Attrezzati? Tutte attrezzate. La signora farà del buon cibo. Sabato siamo qui a Fano, qui in Sassonia, si va in qualche ristorante qui e siamo qui. Siamo bene qui adesso. Dobbiamo aver paura del coronavirus, ma come di tutte le altre malattie che ci sono. Per cui non è questo che ci ferma. Quindi sì, però faremo ancora tutto da decidere per il weekend. Sì, faremo una serata o una giornata al ristorante. Buongiorno, di dove siete? Della zona? No, io sono di Cirié, provincia di Torino. È venuta in vacanza a Fano? Come mai? Perché ha scelto questa destinazione? Vengo a Fano da più di 30 anni, quindi ormai è la mia seconda città. E anche il Covid non l'ha fermata? No, certo, no, ci mancherebbe altro. Ha già fatto programmi per Ferragosto? Sì, starò qui ancora a Fano, la serata di Ferragosto, poi il giorno dopo tornerò nella mia città. Là andiamo a Ferragosto, sì sì, per forza. Dove vado a Ferragosto con mia moglie che ha la spiaggia? Si rimane al mare? Per forza, già. A casa, Ancona, provincia d'Ancona. Perché stanno le cose sono un po' cambiate, un po' particolari, quindi prendiamo la palla al balzo e risparmiamo. Risparmiate, ma avete ancora un po' di preoccupazione per questa situazione? Sinceramente un po' sì, ascoltando comunque televisioni, telegiornali e quant'altro, per l'inverno, l'autunno, insomma qualche preoccupazione c'è. Eventualmente si rimanda al prossimo anno? Sì, sì, prossimo anno anche qualsiasi cosa, sì. Per agosto purtroppo le ferie sono terminate, quindi saremo di rientro noi. Non... Di dove siete? Di Torino. Per quanti giorni siete rimasti qua? 3 settimane. Però, una bella vacanza, sì, perché sì. Proprio a Fano? Sicuramente una bella vacanza per ragioni storiche. Mia moglie ha vissuto diversi anni qui a Fano, mi ha portato qui quando ci siamo conosciuti, ci piace e continuiamo a venire qua con estremo piacere. La considerate tranquilla anche in vista dell'emergenza sanitaria?
Sì, sicuramente, abbiamo visto il rispetto delle misure di contenimento, con qualche magari rara eccezione, però quello lì non può essere del tutto preventivabile. Ciò nonostante posso ritenermi soddisfatto dell'attenzione dimostrata da parte della cittadinanza e dai turisti. E poi per il weekend si vedrà. E per il weekend si vedrà, esattamente. No, abbiamo deciso proprio di passare tutta l'estate qua a Fano, perché poi dopo ho già sentito che ci sono vari problemi, chi arriva dalla Grecia, chi dalla Croazia per fare altri tamponi, quindi abbiamo deciso di stare qua tranquillamente. Pensate di andarcene fuori a partecipare a qualche evento, passeggiata? Passeggiate, cene fuori, sì, sicuramente. Vedo che la gente si comporta molto bene, quindi rispetta le regole. Devo dire che siamo molto tranquilli, quest'anno Fano ce la stiamo godendo proprio bene. E adesso la politica. Sapevo che a Pesaro avremmo anticipato i tempi. Il sindaco Matteo Ricci commenta così il risultato della votazione degli iscritti alla piattaforma Rousseau, che ha decretato il via libera all'alleanza con il Partito Democratico alle prossime amministrative e il sì al terzo mandato per gli eletti del Movimento. Con Francesca Frenquellucci e 5 Stelle pesaresi le cose stanno andando molto bene, continua il sindaco ricordando il rimpasto di giunta dello scorso febbraio. Ora basta tentennamenti, si faccia l'alleanza nelle Marche per Maurizio Mangialardi presidente. I 5 Stelle, conclude Ricci, diventino protagonisti di un progetto di rinascita della regione dopo l'emergenza Covid. Ticket Mangialardi-Mercorelli e andiamo a vincere. Sorpresa di Ferragosto per le Proloco di Pesaro Urbino, il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi ha annunciato l'arrivo di 20.000 euro per le misure anti-Covid. Il contributo stanziato dalla Regione andrà a sostegno del Comitato Provinciale dell'Unione delle Proloco. La notizia è stata data ieri sera alla cooperativa Tre Ponti durante un incontro sulla sicurezza degli eventi. E sempre a Tre Ponti di Fano, ma all'Arena BCC, prosegue la rassegna del Teatro Sotto le Stelle. A salire sul palco domenica prossima alle 21.30 saranno i comici del San Costanzo Show con il Codice della Cecca. Domani invece a Torrette di Fano verrà celebrata la festività dell'Assunta. L'iniziativa organizzata dal gruppo dell'Assunta in collaborazione con la parrocchia San Paolo Apostolo si svolgerà alle ore 10 nella spiaggia libera centrale in via Stelle di Mare. Sono previsti canti, messaggi mariani e un omaggio floreale alla Madre di Dio, Vergine Maria. E in occasione della solennità dell'Assunta, tra poco trasmetteremo in diretta sul canale 17 di Fano TV il Santo Rosario dalla Piazza Madonna di Loreto. Dal programma è stata eliminata la processione della Scala Santa, l'intera celebrazione si svolgerà in piazza. Domani invece alle ore 10 trasmetteremo sempre su Fano TV la solenne celebrazione eucaristica dalla Basilica presieduta da Monsignor Fabio Dalcina, arcivescovo delegato pontificio di Loreto. E vi ricordo che domani sabato non andrà in onda, essendo Ferragosto, la rassegna stampa, che dunque tornerà puntuale lunedì mattina alle 7. Io mi fermo qui, grazie per aver seguito il nostro telegiornale e a voi tutti l'augurio di un buon Ferragosto. Arrivederci. We'll be right back.